Ben ritrovati in questo nostro spazio di informazione e oggi continuiamo a parlare di infortuni sul lavoro con dei rappresentanti dell'AMIL cercando di approfondire altri aspetti sempre legati a questo mondo, magari aspetti meno noti ma non per questo meno interessanti, anzi forse proprio per questo più interessanti e più da conoscere. E in modo particolare in questa puntata ci occupiamo del rapporto tra donne e infortuni sul lavoro, sotto diversi aspetti, sia di chi si trova un dramma a livello familiare sia di chi subisce in prima persona appunto l'infortunio sul lavoro. Quindi sono con noi Sabrina Rota, che è vicepresidente responsabile del settore donne dell'AMIL e che è l'associazione nazionale per lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, buongiorno, e Giovanna Buono, che è moglie del consigliere d'atleta di handbike per AMIL, e Claudio Visciglia, benvenuta. Buongiorno. E partiamo subito quindi affrontando questo tema. Abbiamo detto, quando succede un dramma di questo genere in famiglia, come un infortunio mortale, un infortunio molto, molto grave, sicuramente l'altra persona, il coniuge, si trova ad affrontare una situazione molto difficile che in qualche modo sconvolge la vita. E per Sabrina Rota in qualche modo è avvenuto questo 12 anni fa. Purtroppo sì, 12 anni fa, era il gennaio del 2002, l'anno dell'avvento dell'euro. Io per motivi lavorativi non ero riuscita a prendermi qualche giorno di ferie, quindi dovevo appunto essere presente sul lavoro, e mio marito, essendo titolare di un'impresa edile, si chiamava Nazareno Barbasso, ne ha approfittato, perché avendo dei lavori da fare, dice: tanto tu lavori e i bambini li lasciamo ai nonni e io continuo la mia attività. E il 4 di gennaio al mattino ci siamo sentiti telefonicamente per metterci d'accordo, per vederci poi alla sera e andare a festeggiare nel weekend il nostro anniversario di matrimonio, perché cadeva il giorno dell'Epifania, il 6 di gennaio, e purtroppo mio marito poi a mezzogiorno e mezza non c'era già più. E rappresenta benissimo, voglio dire, se la vogliamo ricondurre a una sintesi, la mia situazione, una canzone che ho avuto modo di ascoltare ed apprezzare proprio conoscendo l'AMIL. È una canzone scritta da una cantautrice che era Mariella Nava, che ha dedicato proprio a tutti coloro che hanno perso la vita per un infortunio sul lavoro, e si intitola Stasera torno prima, e dove in effetti rappresenta tutto quello che è il menage familiare, le ansie legate ad un lavoro pericoloso, per il quale però non si ha mai fino in fondo così la percezione dell'effettiva pericolosità. Cioè si dà per scontato che le cose si sanno fare bene e che quindi nulla possa mai succedere, cosa che invece è capitata. Quando mi hanno dato la notizia di quello che era successo, mio marito è rimasto sotto una pala meccanica che si è ribaltata, e ovviamente non c'è stato più nulla da fare. La mia reazione è stata molto strana, nel senso che non sono riuscita a piangere, è come se mi fosse completamente creata una corazza, una maschera, non so neanche io come definirla. E in maniera molto così programmata sapevo che dovevo fare determinate cose, sapevo che avrei dovuto anche tentare di portare avanti l'azienda di mio marito, perché c'erano dei dipendenti. Mio figlio di 9 anni, me lo ricorderò sempre, mi ha detto: ma mamma, ma come faranno i dipendenti di papà a continuare a dar da mangiare alle loro famiglie se papà non c'è più? E quindi avevo anche questo obbligo, certo, morale, certo, di portarlo avanti. Ed è stato, diciamo così, all'inizio schematicamente, sembra strano, facile impostare le prime cose, difficile poi dopo. Dopo, perché giornalmente ti rendi conto che una persona non c'è più, che hai tutta una serie di cose da fare, i figli da tutelare, da cercare, diciamo, di fargli capire che la vita comunque deve andare avanti nel rispetto, certo, del papà. E al tempo stesso ho avuto comunque i parenti, cioè ringrazio tantissimo mia mamma, mio papà, mia sorella, i miei suoceri che hanno perso un figlio, che mi sono sempre stati vicini completamente. Però mi sono anche resa conto che poi avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico, perché a forza di cercare di non pesare sugli altri,
poi alla fine ti senti, le spalle ce l'hai grosse, ma poi non più di tanto. Certo. E questo aspetto qua io l'ho fatto presente in associazione, infatti c'è proprio la necessità di attivare un servizio psicologico per tutti coloro che sono stati appunto come me, che hanno avuto questo tipo di esperienza, ma anche per coloro che si trovano ad affrontare come Giovanna una situazione con un marito che ha avuto un danno di tipo permanente. Ecco appunto, poi torneremo a parlare anche di che cosa si può fare, però appunto la sua storia è per fortuna in parte diversa ovviamente, visto, non scherziamo neanche su questo aspetto, però comunque sicuramente un dramma l'ha vissuto. Certo. E questa sensazione di difficoltà e di trovarsi un po' tutto sulle spalle, soprattutto all'inizio immagino. Senz'altro, perché la vita ti cambia totalmente, esattamente 13 anni fa, il 6 giugno, è cambiato totalmente la mia vita perché un incidente frontale. Mi telefono, mi dicono guarda che suo marito ha avuto un incidente e niente di che, poi invece arrivo in ospedale, era completamente infermo dal collo in giù. E da lì mi è caduto il mondo addosso perché avevo già un figlio anche di un anno e mezzo, piccolo anche lì, però lui giù di morale al massimo perché... Però va avanti, cioè nel senso lui poi... fisioterapie qua e là, ricominciare da zero perché ha dovuto ricominciare a scrivere, a fare qualsiasi cosa, e, però fortunatamente poi 2 anni fa ho incontrato l'ANNIL, l'associazione per l'Embike, ho incontrato il signor Pierino e da lì siamo andati avanti, però la vita cambia totalmente. Certo, uno si trova ad affrontare... Ma di tutto. E anche lei ha anche la stessa sensazione di dover fare le cose e mettersi schematicamente a portare avanti le cose? Sì, sì, perché io sono molto forte, lui debole, però la famiglia ti sta accanto, ma la vita ci sono io con lui e perciò sì, ho dovuto ricominciare da capo sia con il figlio, con lui, e totalmente, cioè non... Anche immagino in casa, no? Cambiano gli spazi, i ritmi di vita. Sì, tutto, assolutissimamente. Suo marito tuttora è sulla sedia a rotelle? Sì, però lui qualche passo lo dà, non è completamente infermo, qualche passo lo dà. In casa si gestisce se è a piedi, con i piedi, con me, si muove, però ovviamente la vita è diversa. Certo. E poi c'è tutto questo aspetto del supporto psicologico, si è trovato appunto con, ovviamente lui, a stare vicino a suo marito anche dal punto di vista psicologico, perché, e poi al bambino e alla famiglia insomma. Senz'altro, sì, questo sì, solo che lui all'inizio non voleva un supporto psicologico, dopo anni ha capito che ci arriva, cioè, dopo anni ha voluto anche lui, nonostante che io gli dicessi guarda che hai bisogno, guarda che qua, ma lui... Beh, non è facile anche ovviamente no, quello. No, perché anche lui non voleva accettare quello che le era successo. Certo. Purtroppo però la vita va avanti e bisogna accettare quello che da noi fortunatamente è andata bene, diciamo, confronto. Certo, però... certo. Ecco. Il tema è un po' questo, appunto, quello del rapporto tra donne e questi drammi. Fino ad ora abbiamo parlato di due storie di donne che si sono trovate ad affrontare una situazione che aveva vissuto in prima persona il marito, però in realtà ci sono anche molti infortuni femminili. Quali sono i dati? I dati non sono sicuramente confortanti. I dati ufficiali di dell'INAIL dell'anno scorso nell'ambito degli infortuni femminili fanno sì che in tutta Italia quasi 128.000 casi sono successi. Infortuni comprendo di tutti i tipi, quelli che hanno dato un'invalidità di tipo temporaneo, certo, permanente o addirittura i casi mortali che comunque sono stati 66. In tutto l'anno. E il Piemonte si difende bene come numero, sì, anche se sarebbe meglio che si difendesse certo, di meno. Sì, certo. E siamo a livello di quasi 11.000 casi con 6 casi mortali. E dove avvengono? Ma diciamo che avvengono in diverse realtà, particolarmente voglio dire, nell'ambito dell'industriale, ma sono anche infortuni che possono avvenire anche nell'ambito casalingo di cui poi parleremo certo. Successivamente. E si fa ancora troppo poco per quanto riguarda un discorso di cultura di prevenzione, perché noi dell'ANMI stiamo cercando con vari progetti, c'è un progetto ICRO, di andare nelle scuole. E c'è un consigliere molto attivo in tal senso che è Francesco, dove già a partire dalle elementari porta il suo contributo perché spiega, lui è un invalido sul lavoro, quindi come è successo
come si sarebbe potuto evitare, e quindi la cultura proprio della prevenzione della sicurezza deve essere un qualcosa che deve essere già a partire dai bambini, perché deve far parte integrante della nostra mentalità. Dunque, siamo quasi in chiusura, allora però ci accenni qualcosa appunto sulla copertura dei rischi che corrono le casalinghe. Beh, e allora innanzitutto finalmente c'è stato un riconoscimento da parte dell'INAIL dal marzo del 2001 con l'assicurazione obbligatoria, sì. Bisogna obbligatoriamente iscriversi all'INAIL pagando 12,91 euro, che sono più di un euro al mese, sì. E possono iscriversi tutti coloro che hanno tra i 18 e i 65 anni, che hanno un'attività casalinga di tipo esclusivo, svolta in maniera continuativa e soprattutto gratuita, certo. E questo consente di avere delle coperture in caso di danno permanente pari o superiore al 27%. Questo danno deve essere certificato, certo, ovviamente, ovvio, da un medico, certo. E deve essere accaduto in ambiente domestico, dove ambiente domestico non riguarda solo la casa dove uno abita abitualmente, sì. Ma anche la casa di vacanze e anche le pertinenze dei, diciamo, condominiali, sì. Le parti comuni, sì, le scale insomma. È previsto anche, certo. Questo. Senti, veramente siamo in chiusura, però in questi giorni c'è questa sentenza sull'Eternit, no? Molto, sì. Molto scalpore, molte polemiche anche nella nostra zona, soprattutto ovviamente nel casalese. Che cosa ne pensa un po' come vicepresidente? Cosa ne posso pensare? Molto, sono veramente, allora, sono indignata io, siamo indignati tutti quelli che fanno parte dell'associazione, tutti i casalesi. Non è possibile che una sentenza venga prescritta, una sentenza di tale portata, perché comporta poi anche un discorso di annullamento degli eventuali rimborsi, certo. A favore delle famiglie. Non c'è neanche più voglia da parte delle famiglie di piangere. Quindi, con una sentenza di questo tipo, neanche più la voglia di piangere. L'idea, diciamo, è cambiare le norme, però. Cambiare le norme per forza, perché se le norme portano a una prescrizione, allora qua ad un certo punto siamo tutti impunibili. Non è possibile che non ci sia un qualcuno che possa essere responsabile di quello che è successo, quando teniamo presente che il picco massimo di morti lo avremo nel 2025. Pensiamo a tutte le donne che stanno assistendo, le persone che sono malate attualmente, che si ammaleranno, ed è una malattia che è degenerativa, certo. Ed è una cosa veramente vergognosa quello che è successo. Chiudiamo, perché siamo veramente scaricare il tempo, però chiudiamo ricordando dove è possibile chiedere informazioni. Beh, per tutto quello di cui abbiamo parlato. Allora, intanto noi siamo ad Alessandria, vicino al centro, in via Legnano, e il telefono è 0131 25 35 63. C'è un numero verde importantissimo che è 800 180 943. Abbiamo un profilo pubblico su Facebook, quindi potete trovarci lì e cliccando mi piace avete praticamente tutti gli aggiornamenti su tutte le attività che noi facciamo. Anch'io ho un profilo che si chiama Sabrina Allamil Donne, uno scioglilingua, al quale potete ovviamente chiedermi l'amicizia, ovviamente non la negherò a nessuno l'amicizia. Bene, grazie allora, grazie a Sabrina Rota, vicepresidente responsabile del settore donne dell'AMIL, grazie a Giovanna Buono, che è moglie del consigliere ed atleta di handbike per AMIL Sport, e Claudio Visciglia, grazie per averci raccontato le vostre storie e avete dato in qualche modo forse anche un po' di speranza a chi ci ascolta e chi si trova in questa situazione, almeno proviamo, sa a chi rivolgersi. In bocca al lupo per il vostro lavoro e grazie a voi per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie.